Benvenuti a tutti, siamo arrivati a San Donato, siamo all'ingresso dell'atelier di una giovane stilista, si potrebbe definire emergente, ma è già molto famosa ed apprezzata. Bussiamo. All'interno dell'atelier Veronica Rivalta. Grazie per averci invitato, Veronica. Io ho già indossato una delle sue prime creazioni. Veronica, tu sei una stilista emergente ma già molto molto apprezzata. Quando hai cominciato? Beh, questo lo diciamo anche per tutte le ragazze che insomma vogliono intraprendere questa carriera. Poi ci racconterai anche se è difficile e quanto hai dovuto lottare per arrivare ad avere un atelier tuo, quindi a creare anche i tuoi abiti. Quando hai cominciato e come hai cominciato? Innanzitutto vi ringrazio di essere venute e ho iniziato in realtà da piccolina, perché io già all'età di 3 anni avevo l'idea di voler fare la stilista. Alle elementari già con i miei compagni, con le mie maestre, iniziavo a dire sì, io voglio fare la stilista, e allora mi diceva cosa tu sei nata, ma cosa sono questi sogni? Il mondo della moda, cioè già a 6 anni avevo già l'idea. È difficile, vedrai che quando crescerai cambierai idea. Invece Veronica, che ha 25 anni, è cresciuta, non ha cambiato idea, ci siamo trovati qua. Ma com'è stato il percorso iniziale, se riesci a raccontarcelo in poche parole? Allora, ho iniziato a 13 anni con la scuola di moda, il Caterina a Siena, e da lì è iniziata tutta la, diciamo, i miei studi e poi la mia carriera. Quindi ho un diploma come operatrice della moda, un diploma come tecnico dell'abbigliamento, un attestato come esperta di moda, consulente d'immagine, personal shopper. Piano piano ho iniziato... Sarai la nostra personal shopper. Assolutamente sì. Anche di Cristina, che è lì dietro la telecamera. Sì, e poi cominceremo a provare gli abiti. E, ti ricordi il tuo primo abito? Il primo abito che hai disegnato e poi realizzato? Sì, sì, me lo ricordo. Ho anche lo schizzo qui da qualche parte. Dopo me lo tiro sì, fuori. Bravissima, bravissima. E no, vorrei sapere quali sono state le difficoltà maggiori che tu hai incontrato lungo il cammino per diventare, poi sei giovanissima, però per diventare una stilista. Insomma, i tuoi abiti, i tuoi capi sono, diciamo, maggiormente di alta moda. Quindi qual è stata la difficoltà maggiore? La difficoltà maggiore è stata quella di riuscire ad entrare nel mondo della moda. Le aziende purtroppo sono molto circoscritte, non ti danno la possibilità di entrare, di imparare, di poter anche imparare sul campo, perché io a 18 anni ho detto ok, ho fatto le scuole, ho studiato, voglio iniziare a lavorare, voglio entrare in un'azienda, voglio stare immersa nei tessuti, poter disegnare. E così non è stato, perché le aziende sono molto molto rigide. E quindi i miei genitori... Hai insistito, sei stata testarda, sì, hai avuto sì, però molta determinazione. I tuoi genitori ti hanno sempre appoggiato, sì, da sempre mi hanno incoraggiato, mi hanno detto ok, se vuoi fare questo nella tua vita ti diamo una possibilità, ti diamo una mano. Cristina, consenticelo, abbiamo fatto un cambio d'abito perché vorremmo far vedere, è possibile, sarà fargli vedere tutte le tue creazioni, però insomma qualcuna perché meritano. Guardate che meraviglia anche il suo abito. È un abito da cerimonia questo, un sì. Abito da cerimonia. Da cerimonia, da gran galà. Da gran galà, sì. Per tutte le occasioni. Qual è il primo pensiero e quali sono poi i pensieri successivi quando disegni un abito e quando dal disegno passi alla realizzazione dell'abito? Ma in realtà ci sono tanti pensieri. La mia mente, mentre sto disegnando, creando, viaggia praticamente. Dove va? Dove va? Va in giro. Io poi prendo ispirazioni in ogni angolo dove sono, dove mi trovo, quindi passeggiando nei miei atelier, guardando un quadro. Quindi nel momento in cui disegno, viaggio. Viaggio veramente tanto, tant'è che poi non perdo la cognizione del tempo, quindi guardo l'orologio, magari sono passate 5 ore e non mi sono neanche accorta. I tuoi abiti sono disegnati solo per un certo tipo di donna con determinate caratteristiche fisiche o possono indossarli tutte? No, possono indossarli tutte, da chi è più slanciata a chi è meno slanciata. Io cerco sempre di vestire tutte le tipologie di donne e di farle sentire tutte quante delle principesse, come dicevi tu.
diciamo che le donne già in principio sono tutte principesse, poi con gli abiti di Veronica diventano delle vere e proprie regine. Com'è realmente questo mondo patinato che vediamo sempre sui rotocalchi, che ci fa sognare? È così come lo vediamo o comunque dietro si nasconde anche un'altra realtà? Ma in realtà da una parte è un mondo veramente bellissimo, è un mondo particolare, speciale, dall'altra parte... Lei si illuminano gli occhi, si vede. Io stavo già... Non si muove troppo perché questo abito è bellissimo, però è fatto per rimanere molto molto statuarie. Esatto. E è un mondo anche molto difficile perché non permette molto a giovani designer, alla gente un po' esterna di poter entrare. Ecco, io sto sgomitando e piano piano sto entrando in questo mondo, però è molto molto... Ma la gente esterna a cose, come se tu mi stessi dicendo che c'è tipo una lobby della moda all'interno della quale è difficilissimo accedere. Sì, è difficilissimo accedere anche perché adesso ci sono tantissime scuole. Quindi dovresti essere figlia d'arte o comunque amica di o parente di. Sì, esatto. E se non lo sei? E se non lo sei devi imparare a sgomitare e riuscire ad entrare. Poi durante i concorsi di moda, il concorso di cui sono stata partecipe e ho vinto, me ne sono successe delle belle. Cioè tra concorrenti, anche tra ragazzi, non ci si aiuta molto. Ecco, raccontacene una, giusto una. Ti dirò, nel momento in cui ero lì all'evento, io, uno dei partecipanti viene a dirmi, il tuo vestito l'ho visto, non è così bello, non è portato niente di che, niente di particolare. Un po' cattivo. In realtà, molto cattivo. Direi anche stronzetto. Poi guardava il mio abito e mi diceva, qui non va bene, è più stretto, è più largo, ma tanto non vincerai. Quindi c'è tanta invidia. Sì. Oltre alla sana competizione, che fa sempre bene, c'è anche l'invidia che nuoce. Tantissima invidia. Diciamoci la verità. Tu non sei una persona invidiosa. Io no. Dai, diccelo, lo so che te lo fai tu l'abito da sposa, perché essendo una stilista degli abiti da cerimonia in alta moda, te lo fai tu, te lo sei già disegnato l'abito? Sì, lo faccio io, è già disegnato, ho già tutto quello che mi serve per l'abito da sposa, ma non posso dirvi niente! Ma non lo diciamo al tuo fidanzato futuro marito, non ascolta, non lo vede. Dai, posso dirvi che è lungo, non posso dirvi nient'altro. Non puoi aggiungere altro? Non posso aggiungere altro. A che punto siamo con l'abito? È già siamo pronto? A buonissimo punto. È già pronto. È quasi finito, perché io voglio portare avanti, finirlo, chiuderlo, metterlo nell'armadio e riaprirlo al giorno del matrimonio. Ok, un accessorio che indosserai? Neanche gli accessori possiamo sapere. Accessori? No, non posso dirvi niente. Vabbè, svelaci la data, dai, almeno la data, così ci salutiamo sognando. Il 27 aprile, alle ore 15:30, mi raccomando. Dove? Nella parrocchia di San Luigi Gonzaga. Venite a vedere gli sposi perché saranno meravigliosi. Grazie a te, Veronica. Grazie. Adesso dobbiamo cercare di far cambiare la nostra regista. Vediamo se ci riusciamo. Dai.